Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è lunedì 3 di maggio del 2021 e noi siamo contenti di poter leggere la parola del Signore. Inoltre ti invito sempre a venire a pregare con me tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube o anche su Facebook nella pagina di Alba Nuova Potenza nella preghiera. Noi questa mattina continueremo a leggere la parola del Signore e durante questa puntata noi leggeremo due capitoli del libro di Deuteronomio, l'ultimo libro del Pentateuco. Leggeremo capitolo 5 e capitolo 6. Parola del Signore, Deuteronomio capitolo 5. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che io oggi proclamo davanti a voi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica. Il Signore, il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Horeb. Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti quanti in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte dal fuoco. Io stavo allora fra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Egli disse: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, immagine alcuna, delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque che sono sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, il tuo Dio, in vano, poiché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il nome, il suo nome, in vano. Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino con te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Onora tuo padre e tua madre come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Queste parole pronunciò il Signore parlando a tutta la vostra assemblea sul monte, dal fuoco, dalla nuvola, dall'oscurità, con voce forte, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. Quando udiste la voce che usciva dalle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si accostarono tutti a me e diceste: ecco, il Signore, il nostro Dio, ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua maestà, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio ha parlato con l'uomo e l'uomo è rimasto vivo. Ma ora perché dovremo morire? Questo gran fuoco ci consumerà. Noi moriremo se continuiamo a udire la voce del Signore, il nostro Dio. Poiché qual è il mortale, chiunque egli sia,
che abbia udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco e sia rimasto vivo? Avvicinati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, il nostro Dio, dirà. Poi ci riferirai tutto ciò che il Signore, il nostro Dio, ti avrà detto e noi l'ascolteremo e lo faremo. Il Signore udì le nostre parole mentre mi parlavate e il Signore mi disse: io ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto quello che hanno detto sta bene. Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre. Va e di loro: tornate alle vostre tende. Tu invece resta qui con me e io ti dirò tutti i comandamenti, tutte le leggi e le prescrizioni che insegnerai loro, perché le mettono in pratica nel paese che io do loro in possesso. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Deuteronomio capitolo 6. Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese del quale vi preparate a entrare per prenderne possesso, così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascolta dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe di darti, quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate e alle case piene di ogni bene che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai piantati, quando mangerai e sarai sazio, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Non seguirete altri dei presi fra gli dei degli altri popoli intorno a voi, perché il tuo Dio, il Signore, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira del Signore, tuo Dio, si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla terra. Non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandamenti del Signore, il vostro Dio, le sue istruzioni, le sue leggi che vi ha date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, affinché venga a te del bene ed entri in possesso del tuo paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Dopo che egli avrà scacciato tutti i nemici davanti a te, come il Signore ha promesso, quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che significano queste istruzioni, queste leggi, queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, vi ha date? Tu risponderai a tuo figlio:
Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. E ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore nostro Dio affinché venisse a noi del bene sempre e ci conservasse in vita come ha fatto finora. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio come Egli ci ha ordinato. Parola del Signore. Se tu vuoi prosperare nella tua vita, nel tuo cammino, nella tua relazione con Dio, non essere un ascoltatore smemorato, ma ascolta la parola e metti in pratica la parola del Signore. Il Signore aveva dato questa parola di benedizione a Israele e lo dà anche a te. Metti in pratica, ascolta questa parola, conservala nel tuo cuore e tu sarai un uomo o una donna benedetto, benedette dal Signore per la sua gloria nel nome di Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io prego al Signore che tu possa essere con me anche domani mattina per continuare la lettura della parola di Dio. Mandami le tue richieste di preghiera. Io voglio poter pregare al Signore nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo per la tua vita. Il mio numero di cellulare è il 340-237-9339. Avrò la gioia e il piacere di poter intercedere al Signore per la tua vita nel nome di Gesù. Che il Signore ti benedica e un'ottima giornata nella sua gioia e nella sua parola per la nostra benedizione. Un forte abbraccio, un santo bacio a te nel nome di Gesù.